Tempo lancia calenda. Ci siamo, siamo live. Buonasera a tutti. Io Buonasera. sono Roberto Reale, presidente Utopian. Abbiamo il piacere e l'onore stasera di avere con noi Luca Bergamo. Luca è stato vice sindaco a Roma Capitale e nonché assessore alla cultura dal 2016 a gennaio 2021, a gennaio di quest'anno. Basta vedere le fotografie a confronto, capire Qualche l'effetto. capello bianco in più, dici no? 54 mesi, giusto, Luca? Bene, Sì, 54 mesi. Luca, grazie innanzitutto di essere qui. Come dicevamo prima, tu sei subissato in queste 2 settimane, insomma, sicuramente di incontri, interviste e anche di apprezzamenti per l'attività svolta appunto in questi 54 mesi. Quindi noi apprezziamo tantissimo la tua disponibilità. E io inizierei parlando di un tema che non sappiamo quanto possa essere l'ordine del giorno, ma per te è stato fondamentale, cioè il dialogo. Tu sei stato un fautore del dialogo, questo emerge sia un po' da, diciamo, da una tua famosa intervista di quest'estate, la scorsa estate, ma in generale un po' da tutta l'attività che tu hai svolto. Io, per esempio, sono rimasto molto colpito dal fatto che tu abbia intitolato il rapporto sullo stato della cultura a Roma al plurale culture e città, che la dice lunga chiaramente appunto sull'attenzione che tu hai al dialogo. Come vedi appunto il ruolo del dialogo nel presente e nel futuro di Roma? Come vedi, diciamo, se le persone non si parlano, anzi, soprattutto non si ascoltano, è veramente difficile costruire qualcosa di dignitoso. Questo. E i meccanismi che sono oggi potenti, di cui vedi anche sistematicamente effetti nel modo in cui si sviluppano le città, cioè che perdono funzioni e diventano isole di persone che si assomigliano, quindi c'hai un tentativo di restringersi, restringersi tra simili. Paradossalmente chi conosce anche un po' il cambiamento avvenuto negli Stati Uniti ha osservato che c'è una certa mobilità che negli Stati Uniti era classicamente legata, molto libera, legata alle ragioni di lavoro. Oggi è sempre più determinata dal fatto che le persone cercano di andare nel posto in cui ci sono no, dei simili a loro. E questo è, diciamo, evidentemente il segnale di un disagio profondo che è visibile da parte, secondo me, costantemente. Cioè, l'incapacità di immaginare un futuro, di avere fiducia nel futuro, crea un'incertezza crescente che diventa una forma d'ansia, il cui esito è quello di cercare di stare con le persone o con le cose che più ti assomigliano, che però, diciamo, è un processo veramente involutivo, nel senso che la capacità di meticciarsi, di incontrare, è quella che ti consente di guardare il mondo da un angolo diverso e porti una domanda, una prospettiva che a un certo punto ti apre una strada nuova. I problemi della società, delle persone, non le risolvi facendo le stesse domande, sulla base di cui hai trovato le soluzioni che poi hanno generato quei problemi. Devi fare domande nuove. E quindi parlarsi, cioè dialogare, è fondamentale. Nella politica questa cosa qui succede sempre di meno, un po' anche perché non ci sono più gli spazi, i luoghi del confronto, è tutto quanto schiacciato nella modalità del tweet o comunque che è propaganda, non è discussione.
io sono forse una persona vecchia, comunque sono del Novecento e non riesco ad adeguarmi a questa impostazione, per cui lo considero un fatto fondamentale. Dicevi, no, cultura e città, ma anche il nuovo logo della, diciamo, della comunicazione a Roma, l'abbiamo chiamato Roma Culture, perché così deve essere. Poi semplicemente la presentazione della realtà com'è, nel senso che non è solo fatta da tante persone diverse, ma fatta da tante culture, identità collettive, ciascuno di noi ne ha plurime. Nel mandato, nel corso di questi anni, con tutti i limiti del caso, però ho cercato di praticare questo sguardo e di praticarlo anche attraverso l'impostazione di fondo delle politiche culturali che, se vuoi, si sono sempre ispirate all'articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che ho citato ossessivamente, al punto tale che ormai c'è un po' più di gente che conosce la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, almeno a Roma, che non, di generazioni che non la conoscevano, che dice che ciascuno ha il diritto di partecipare alla vita culturale liberamente, alla vita culturale della propria comunità, di godere l'arte e di beneficiare dei progressi della scienza. Quel diritto lì, perché sia di ciascuno, vuol dire che è anche di tutti. Di tutti, ciascuno con la sua cultura, naturalmente, fermo restando che esiste un quadro di valori fondamentali che sono quelli che sono rappresentati appunto da quelle carte della nostra Costituzione, a cui uno deve aderire, se non aderisce si mette in un'altra sfera, ma per un altro tempo. Luca, tu nella tua intervista, in un'intervista che hai rilasciato ieri a Roma Today, parli soprattutto di Roma, dello sviluppo di Roma, che è un luogo, come ha di recente detto un mio amico, insomma, Antonio Pavolini, è una città che non vuole assomigliare a nessun'altra, e tu di Roma dici che è un organismo unico che produce conoscenza e cultura, sicuramente unica al mondo da questo punto di vista, ma come... possiamo tutelare questa unicità, perché come possiamo far sì che Roma non diventi una meta del turismo di Mordi e Fuggi con tre o quattro luoghi, no? Attrazioni principali, magari la mostra, Blockbuster, e poi appunto invece una perdita, no? Di tutto quello che invece Roma e la pluralità che Roma può offrire. Intanto, diciamo, io uso uso la parola unica e la parola organismo in una chiave che è un po' diversa da quella che si utilizza normalmente, nel senso che quando si parla di unicità di Roma se ne parla in ragione del fatto che è probabilmente uno dei pochissimi posti al mondo, se non appunto l'unico, che mantiene presenti 2700 anni di storia senza interruzione. Questo e tu lo vedi fisicamente, da Colle del Campidoglio, no, alla stratificazione, no, di segni, alla gran parte della città, poi il sedime della città antica è largo, no, quanto quello della città moderna, arriva fino a Ostia. E c'è sempre, come dire, è sempre stata abitata, da allora non c'è interruzioni, naturalmente è stata molto piccola, più grande, è fiorita, sfiorita, però questa unicità qui è stata interpretata nel periodo più moderno, alla fine semplicemente in chiave della funzione che il patrimonio culturale della città mette a servizio di un'offerta turistica. E questo è successo ormai qualche decennio fa, anche con una risposta, se vogliamo, affrettolosa a una crisi che però la città viveva, dei settori tradizionali, nel senso che i settori dello sviluppo socio-economico di Roma erano stati in gran parte edilizia, peraltro con forte abusivismo, una presenza molto estesa pubblica amministrazione, un certo tipo di commercio. Ora, però, quando io parlo di Roma in modo dell'unicità di Roma, penso di nuovo a quello che c'è scritto nell'articolo della Dichiarazione Universale, perché la Dichiarazione Universale parla di
partecipazione alla vita culturale della comunità, di, ben, diciamo, di godere l'arte e di benefici i progressi della scienza. Allora, Roma ospita grosso modo il 50% di ricerca scientifica pubblica italiana. C'è il CNR, l'Istituto Nazionale di Fisica, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, Chimica, l'Accademia di Lincei, che è una cosa, poi c'è l'Enea e poi grandi scuole di, dall'ingegneria alla chimica, alla fisica, cioè, la fisica è la scuola di Fermi, Amaldi, sono veramente matematica. Quindi c'è una fortissima comunità scientifica di livello mondiale. C'è un corpo accademico che non ha uguali all'interno di una città in Europa, nel senso ci sono oltre 250.000 studenti, le università, tra università diciamo grandi, piccole, sono oltre 40, che noi conosciamo, quelle pubbliche, poi ci sono quelle private, poi ci sono quelle confessionali, poi ci sono un'infinità di, no, di altre cose. Tutte le delegazioni delle università straniere. E poi c'è un comparto, poi c'è il patrimonio culturale, che è sterminato, e poi c'è diciamo, un settore culturale molto ampio, in alcuni ambiti molto frammentato, perché è un po' la caratteristica anche di un certo tipo di produzione culturale, ma allo stesso tempo, di nuovo, siamo nella gran parte della produzione, per esempio, dell'audiovisivo, cioè quello che alla fine a un certo punto era venuto a Roma e poi se n'è andato è la parte del design. No? All'inizio degli anni diciamo 90, a metà degli anni 90, c'è stato uno spostamento anche delle grandi agenzie pubblicitarie verso Roma, poi sono tornate più verso Milano. Però è chiaro che Roma è un luogo in cui, diciamo, se uno legge questa, diciamo, questa ricchezza e queste dimensioni di questa ricchezza, non può che immaginare di farne l'asse dello sviluppo in lungo periodo, anche perché oltre a questo è diciamo, la città della, diciamo, è un centro religioso, anzi forse il centro religioso mondiale per eccellenza, ed è anche il luogo in cui si concentra la più alta presenza e rappresentanze diplomatiche. Adesso probabilmente New York forse, ma insomma noi abbiamo tutte le rappresentanze diplomatiche, più abbiamo tutte le rappresentanze diplomatiche del Vaticano. Sì. Poi c'ho tutte le accademie straniere, perché diciamo tutti i paesi avevano, no, dal Grand Tour in poi, no, si sono costruite queste cose di rappresentanze e accademie straniere, quindi c'è ci sono due agenzie, diciamo due sedi centrali, agenzie unite e rappresentanze. È evidente che diciamo, è un luogo del mondo, che sta nel mondo, che il mondo guarda perché ha uno straordinario valore simbolico, che ha il potenziale per essere un luogo che appunto si mette nella frontiera, sulla frontiera più avanzata dei processi diciamo, produttivi e cognitivi, che sono quelli che derivano da queste funzioni qui, e può fare di questo la sua ragione nel mondo. Non lo fa, nel senso che tradizionalmente la città non si vede così, neanche noi romani la vediamo in questo modo. Anzi, paradossalmente, poi nel passato c'è stata una forma di pigrizia, di adagiamento su questa, no, sulla forza dell'attrattività del suo patrimonio culturale, per cui no, anche i servizi della persona sono servizi che in altri posti trovi infatti meglio. Vai a un bar, tipicamente a Bologna ti mettono la tazzina e di caffè, poi c'è il cucchiaino, non c'è mai la goccia d'acqua e poi ti mettono il bicchierino, no? Quindi c'è un atteggiamento per cui tu cerchi di conquistare il tuo cliente in attività commerciale. A Roma questa cosa qui, no, diffusa, tipicamente non c'è stata, adesso è molto migliorata nel corso degli anni. Perché? Perché c'è questa forza straordinaria che per secoli è stato un posto, no, come dire, dagli anni, no, dagli anni giuminali in poi, in cui la gente ci viene, punto e basta. Ora, la sfida secondo me per Roma è quella di riconoscersi per quello che è, perché è quello che sto cercando di descrivere, e però farci una politica organica e una strategia organica di sviluppo che abbraccia tutti questi ambiti. All'interno di questo c'è il turismo, perché è evidente che è una, diciamo, una risorsa della città, ma deve, come dire, fin quando il turismo è appunto, vado a Disneyland per un giorno e mezzo, perché poi no, questo è l'ordine di grandezza noi abbiamo 20 milioni di persone l'anno, di presenze l'anno,
sono 135.000 presenze al giorno nella città, che però passano, no? Vanno in tre luoghi, consumano in uno spazio molto piccolo, che è quello che oggi sta più gravemente in crisi, perché il centro storico è stato, diciamo, mangiato da questo, no, da questo servizio al turismo e dal servizio agli, diciamo, gli uffici. Nel momento in cui c'è smart working e non ci sono i turisti, no, le attività commerciali sono completamente sdraiate e ha voglia di mettere tavolini, mancano le persone, ti mancano 135.000 persone al giorno medio, solamente i turisti ufficiali, perché poi c'è quelli neri che non sono contati, in più tutta la gente che non va, no, del settore pubblico, dei servizi, che non va al lavoro, che sta in smart working, evidentemente il mercato è come se in Cina invece di 1 miliardo di persone ci abitassero 200 milioni, non vendi il cibo che è prodotto per 1 miliardo, non c'è, no? Non c'è modo di fare. In quella chiave, dico io, il turismo assume una connotazione diversa, anche perché sviluppi, diciamo, recuperi il funzionamento della città, diciamo, devono rientrare nella città storica delle funzioni di carattere produttivo, di terziario avanzato, di artigianato di qualità, residenza, no? Fai uscire un po' di Airbnb e fai tornare la residenza, magari in particolare giovanile, e legata a quelle funzioni lì, a questo punto anche il turismo consuma la città in un modo diverso, la vive in un modo città. Però, diciamo, mi pare che su questo il dibattito è ancora molto immaturo, ecco. Okay, io vorrei portarti su un tema che magari è un po', se vogliamo... Troppo lungo, siccome tendenzialmente argomento troppo, tu... No, anzi. Al tempo lo abbiamo, quindi anzi, ben venga. Vorrei portarti su un tema che è forse un po' tangente ai temi di cui hai parlato, però credo che sia comunque nelle tue corde. Tu peraltro sei stato qualche anno fa, più di qualche anno fa comunque, anche informatico, hai lavorato comunque in nel settore informatico, e a questo punto io mi chiedo quale può essere il ruolo della digitalizzazione, dell'innovazione per la tutela e per la valorizzazione delle iniziative, di tutte le iniziative culturali. Allora, diciamo, affermi il vero, nel senso che io per i primi 10 anni di attività professionale ho fatto prima programmatore analista, poi ho fatto rappresentazione conoscenza, progettazione e anche, diciamo, belle incursioni in intelligenza artificiale. Tra l'altro, in anni in cui sei stato comunque un precursore, perché qualche annetto fa appunto queste cose erano meno comuni di quanto siano, sì, oggi, no? Diciamo, come faceva l'hype. Però... ho avuto anche, diciamo, la fortuna o la disgrazia di essere tra coloro che fece il primo piano triennale di informatica con allora autorità per informatica e pubblica amministrazione. Stiamo parlando, diciamo, appunto del secolo scorso. Beh, io poi peraltro conosco un po' questo ambiente perché lavoro con Agid, che quindi è stata un po' la discendente, no, dell'AICA, dell'AIPA. E quindi sì, peraltro ancora oggi il tema anche dell'architettura della conoscenza, delle ontologie, dei dati aperti, se vogliamo, sappiamo che ha risvolti importanti anche per la cultura, ad esempio nell'ambito della tutela dei beni culturali, sì, ma non soltanto. Mi inviti su un tema pericolosissimo, perché di lunghezza. Allora... Intanto c'è un'eredità che ancora ci trasciniamo da quegli anni di trasferire la conoscenza, diciamo, dalla mente umana e dalla carta su altri, diciamo, altri supporti, altri processi, comporta, a mio giudizio, a rivedere i processi, non automatizzare i processi. L'informatica, diciamo, l'uso in gran parte invece si è semplicemente schiacciato sulla trasformazione, in particolare nella pubblica amministrazione, sulla trasformazione dei procedimenti come erano. Quindi senza cogliere l'elemento fondamentale che c'è, e cioè che nel momento in cui tu ricostruisci, diciamo, una rappresentazione del mondo, quindi una struttura su cui appoggi poi i dati, no? Ma la struttura sono appunto i concetti, crei delle connessioni che dentro un procedimento gerarchico, cioè in un testo gerarchico, non ci sono, perché sei in grado di entrare, diciamo, da qualunque punto del discorso e collegare tutti gli altri secondo
le connessioni che la struttura ha fatto, quindi c'è un problema di disegno della struttura. E un po' questa cosa qui è stata, se vuoi, superata, diciamo, per come la vedo io da fuori, appunto, con un'impostazione un po' vecchia, sottovalutata con l'aumento della capacità di calcolo e di inferenza, però viceversa nelle automazioni dei processi, soprattutto in partita della pubblica amministrazione, non è, non è sufficiente la ricerca, le modalità di ricerca con cui oggi tu fai, lavori, operi, hai bisogno di strutturare, perché strutturare significa cambiare il modo in cui raccogli la conoscenza, l'informazione. Giusto per capire se ho capito, tu intendi che va comunque il mondo va descritto prima, non capito poi dopo a forza di algoritmi. Il problema principale è che tu devi costruire un modello, modello concettuale in realtà, poi quello ci saranno tanti logici, nel senso a seconda di dove lo applichi, però la descrizione, cioè l'esistenza del concetto di edificio o fabbricato, intanto devi capire che differenza c'è tra l'uno e l'altro. Quindi la semantica. Nella semantica, quindi con poi le attribuzioni delle caratteristiche che sono proprie di ciascuno e invece non sono degli oggetti a sé, quindi non sono delle caratteristiche, ma sono invece delle, appunto, chiamiamo delle entità, chiamiamo degli oggetti, come sia, e le relazioni stabilisce tra queste cose qui. Se non fai questo lavoro, produci semplicemente che automatizzi quello che stai facendo oggi, e quindi quello che fai oggi è nella pubblica amministrazione organizzare la conoscenza in realtà attraverso il procedimento, quindi è l'azione che tu fai di conoscere che registri, è il numero di protocollo, non l'oggetto, e quindi non sei poi in grado di fare associazioni vere, no? Tra i fenomeni che riguardano quell'oggetto lì, però insomma questo è un tema lungo. È chiaro che lo sviluppo di tecnologie, l'incorporazione di intelligenza nelle macchine, chiamiamola così, offre delle possibilità di gestione e di fruizione o di interazione con il patrimonio culturale prima ancora che con l'attività culturale, anche perché risolvono in alcune circostanze dei problemi di tutela, aumentando la possibilità delle persone di avvicinarsi. Cioè, quando Google Art ha fatto questo progetto in cui che ti consente con altissima definizione delle fotografie, delle immagini di opere importanti, da Raffaello in via discorrendo, consente allo studioso come la persona come me di andare a vedere quel dettaglio che non vedresti mai in un affresco, in un'opera, e in quel modo è in grado di associarti all'esperienza che fai tu in quel momento, cioè di vedere quel dettaglio, un pezzo di conoscenza che è interattiva, cioè una potenzialità infinita. Non sto a pensare, queste sono le cose più semplici, poi nel futuro ci serve la possibilità di vivere delle esperienze pressoché fisiche, con la tecnologia. Sono potenziali da enorme. Io tra l'altro penso che in particolare, appunto, dal lato del godimento del patrimonio culturale, l'uso della tecnologia e di servizi, chiamiamoli a valore aggiunto attraverso la tecnologia, dovrebbe sostituire l'ingresso a pagamento nei luoghi in cui godi il patrimonio archeologico o culturale in generale. Non paghi per andare ai fori. I fori sono un parco in cui ciascuno deve poter andare, tra l'altro viverlo. Naturalmente comporta dei problemi di gestione, ma quando sei nei fori, poi se c'è un'attività economica, che è quella aggiuntiva, che deriva appunto dall'utilizzo di questi di queste possibilità, può essere una fonte di produzione di reddito, quindi di attività commerciale. Ora, però, qual è la preoccupazione che io nutro? Cioè, è evidente che ad oggi almeno noi continuiamo a essere gli esseri materici. Okay? La dematerializzazione delle esperienze spinge in questo momento a rendere le esperienze individuali.
Cioè la visita lontano del museo, la visita lontano, lo spettacolo è una cosa che tu fai esattamente come vedi Netflix. Poi è meno soddisfacente perché il film è fatto per essere visto in quel modo, lo spettacolo teatrale non è fatto per essere visto in quel modo. D'accordo. Poi ci devi, puoi trasformarlo in modo tale da renderlo, no, analogamente godibile, ma oggi non è così. Dopodiché la ragione per cui, no, il consumo delle attività sulle piattaforme su cui noi siamo anche in questo momento, no, è esploso, e che siamo tutti quanti chiusi dentro casa, e quindi questo è il modo, no, per chi ne ha la possibilità, perché facciamo pezzi di mondo che questa cosa non, no, non ce l'hanno neanche, no, non l'hanno usano neanche, e pensa anche banalmente ai problemi di andare a scuola, insomma, no, i ragazzi che fai, cancelli una dimensione dell'esperienza culturale che per me è fondamentale, è stato uno degli elementi su cui ho impostato le politiche culturali della città, è che fare un'esperienza culturale significa vivere, diciamo, delle emozioni o dei pensieri che sono generati al rapporto che tu stabilisci con un fatto, con un oggetto, insieme ad altri. Quindi il fatto che tu ti emozioni sentendo una musica con una persona che sta seduta accanto a te in un auditorium o in piedi che non conosci, no? E che magari ha un colore diverso del tuo, oppure ha dei dreads e tu sei uno che si taglia sempre i capelli così, però scopri che no, sì, sembra tanto diverso, ma in fondo sentiamo la stessa emozione. Qualche volta senti una diversa e no, ti scontri, però è un elemento fondamentale dello sviluppo delle relazioni umane. Nel momento in cui lo trasferisci, no, sulla, diciamo, su una piattaforma digitale, questa, no, questa connotazione scompare. E questo, secondo me, è, diciamo, un pericolo, cioè è un pericolo reale. Se non è contrastato da una evoluzione molto forte di ciò che tu puoi effettivamente vivere attraverso queste esperienze. Tu e io parliamo, magari stiamo parlando io, non ci sta nessuno, no? Se fossimo in una stanza con tre persone sapremmo che sono tre, con 300, sono 300, ma il riscontro di quello che tu dici o che non dici è appunto, siamo, come dice Moren, siamo 100% culturali, 100% biologici, siamo biologici, cioè noi trasformiamo la cultura è un ulteriore elemento di, come dire, di filtro, di determinazione, addirittura influenza delle percezioni che ci abbiamo, però partiamo dalle percezioni, non questi rischi di cancellarle, c'è una parte che rischia completamente di cancellarle. Quindi il tema è super sfidante, che viene affrontato in gran parte solamente dal punto di vista della potenzialità, diciamo, commerciale, anche, come ti dicevo, se facevo l'esempio prima, no, del dettaglio, dell'arricchimento della conoscenza specifica di ciascuno, quindi ha delle potenzialità enormi, anche in ragione, diciamo, di valori per me fondamentali, cioè l'idea, l'esperienza culturale che tu fai insieme a un'altra persona è un elemento che ti porta a sviluppare delle conoscenze e delle attitudini che sono necessarie per vivere insieme agli altri. Ora, mentre sul lato delle conoscenze, come, no, come questo possa essere un concorso alle conoscenze, è molto chiaro. Dal punto di vista delle attitudini è parecchio meno chiaro, nel senso che come arricchisci l'empatia nel momento in cui tu, io, eccetera, vediamo lo stesso quadro di Raffaello da, no, dentro la nostra stanza o dentro degli occhialetti così, insomma. Luca, a questo proposito mi viene un po' in mente così una domanda. Perché io immagino che un po' le nostre abitudini, il Covid le ha ovviamente modificate, però probabilmente qualche vecchia abitudine tornerà, no, come era prima, magari, no, una volta superata la fase così critica, una volta che avremo fatto questi vaccini. Però magari qualcosa è cambiato per sempre. Magari qualcuno dei luoghi fisici in cui eravamo abituati a essere fruitori di cultura, no? Cinema, teatri, ma anche siti archeologici, oppure anche la strada, o magari impianti sportivi e così via, musei, potrebbero trovarsi di fronte alla necessità, non dico di cambiare destinazione d'uso, ma magari avendo meno
mi auspico che non sia così, però avendo meno fruitori in presenza, noi immaginiamo un po' al cinema, che naturalmente è assediato non solo dalla pandemia, ma anche da strumenti come Netflix e così via. Secondo te si pone un po' il tema di come far sì che questi luoghi sopravvivano e magari non solo sopravvivano, ma arrivino a una nuova vita, insomma, no? Quindi acquistino diciamo, ecco, magari vadano verso forme di ibridazione o si reinventino in qualche modo. Pensi che ci sia, ecco, un po' questo tipo di esigenza, di urgenza? Mi concedo una battutaccia e poi dopo provo a rispondere in modo più serio. Diciamo. Questi luoghi sono passati attraverso la peste nera, le guerre, no? E hanno, diciamo, continuato ad esistere, i cinema, no? Perché non sono arrivati dopo, ma insomma, Però gli altri sì. Perfetto, sono un po' cambiati, no? Se pensi al Colosseo, magari non andiamo a però vedere più gli spettacoli del l'elemento gladiatore. fondamentale è stato nella storia umana che, diciamo, la combinazione di due fattori, chiamiamola, diciamo, la performance e le persone che partecipano alla performance. Poi può essere in modo più diretto, nel senso che sono loro stesse che la fanno, no? Le feste tradizionali, i balli, anche, diciamo, stiamo pensando alla tribù aborigine o all'uomo, diciamo, l'uomo delle caverne, no? Poi gli ha dato una struttura. Hai irrigidito, hai creato una distanza tra chi, no, chi fa l'azione e chi la gode, però poi adesso hai cominciato a fare nuovamente, no, un percorso per cui adesso penso, non so, agli interventi di artisti tipo Marinella Senatore, no, in cui queste dimensioni sono fortemente intrecciate. Adesso non cito lei perché vorrei andare a vedere una cosa sua, ce ne sono tante. Che mettono in discussione gli spazi fisici come si sono strutturati, no? Quindi il teatro, ad esempio, adesso, a parte il teatro shakespeariano, il teatro, no, il teatro greco, piuttosto che sono oggetti diversi. È abbastanza evidente che noi abbiamo irrigidito fisicamente, no? Cioè, le architetture hanno, come dire, danno forma agli spazi e dando forma agli spazi, in qualche modo danno forma a ciò che vi accade dentro, no? Poi succede che tu violi la funzione dell'architettura, c'è una fabbrica abbandonata, la fai diventare, no, un'altra cosa, ma tipicamente quando fai diventare, adesso prendi a Roma l'esperienza dell'ex Fiorucci, del MAM, no? Fai diventare una vecchia fabbrica che è diventata un'occupazione abitativa da comunità di varie parti del mondo. Ci si inserisce un progetto, diciamo, interessantissimo di mediazione culturale attraverso la presenza di arte contemporanea, quindi c'è un'opera di Pistoletto piuttosto che un murale di opere. Quella presenza lì si inserisce in quello spazio, cambia le funzioni dello spazio, cambia il modo in cui le persone ci vivono, e dunque è sempre un fenomeno evolutivo. È chiaro che l'architettura, diciamo, l'architettura del teatro, per esempio, irrigidisce, no? Crea una modalità, poi può stare più in alto, sopra, sotto, ma insomma, il Covid, diciamo, non è tanto il Covid, in generale il tema della propagazione, dell'aumento del rischio di stare vicino, perché ce l'hai avuto anche col terrorismo in qualche modo, no? Un problema, diciamo, simile, molto più concentrato, perché non esplode, no? Cioè, esplode, ma no, cioè non si diffonde, no, con questa rapidità e pervasività. E spinge a cercare di interpretare quei luoghi in un modo diverso e ti pone delle domande, evidentemente. Tu dici, bene, noi oggi, se dobbiamo andare a teatro e avevamo un teatro con 1.500 posti, adesso quando riapriamo ce ne possiamo mettere 600. Intanto c'hai uno spazio che consideri sprecato, perché ovviamente, no, vuol dire che c'hai dei buchi, e anche rispetto all'esperienza che le persone fanno, la prossimità è uno degli elementi tipici dell'esperienza. Se sei in grado di sentire quello accanto che, no, che ride, oppure che c'ha un sussulto mentre vede una cosa, pensa al cinema, no? C'è una scena in cui tutti quanti fanno quando quello sta a un chilometro di distanza e tu non sei così ricettivo, quella comunicazione è più, no, più lenta. Però,
Dopodiché c'è un problema ovviamente economico, nel senso che il modello, diciamo, il modello di impresa, il modello gestionale è un modello in cui i ricavi che derivano dalla commercializzazione di certi volumi non ci sono più, se devi passare appunto da 1500, no? Biglietti venduti a 500. Come c'è il concerto di Marco Rossi che è stato rinviato in un anno, sarà rinviato un altro anno per forza, perché come non puoi mettere 60.000 persone tutte insieme, no? in questa condizione. Quindi non è solo al chiuso, è anche all'aperto. Mi sembra abbastanza chiaro che tutti quanti stanno cercando di capire come trovare, diciamo, delle compatibilità economiche, no? All'interno di una condizione diversa. In realtà tutti quanti lo stanno facendo sperando ardentemente che questo non sia necessario, no? L'atteggiamento generale è piuttosto, vabbè, ma in realtà io potrei avere, diciamo, un vantaggio, cioè anche una potenzialità creativa che deriva dalla, diciamo, dall'integrazione di una piattaforma o comunque di un'esperienza digitale rispetto a un'attività fatta in presenza, e quindi cerco di mettercela insieme. Però la tendenza, diciamo, psicologica è, vabbè, però per carità, questa dobbiamo tornare tutti quanti. Ci si potrà tornare come prima? Questa è una bella domanda. È auspicabile da un certo punto di vista? Non lo è dal punto di vista del funzionamento generale del sistema economico, no? Quindi sono piani molto, molto diversi. Cioè, un modello economico e quindi anche culturale che vede che individua nella capacità infinita dell'aumento del consumo individuale l'obiettivo del benessere, e non è desiderabile, come non era desiderabile che il centro della città di Roma fosse perennemente occupato da massa di turisti che cancellano la possibilità, no, di vivere la città per uno che vuole semplicemente andare in giro e viverla, no? Vivere quegli spazi. Allo stesso tempo è desiderabile che ci siano, diciamo, le quote, no? Delle quote misurate e consistenti anche ai turisti, che però sono articolati e distribuiti in un modo diverso. Non è desiderabile, secondo me, che il senso della vita sia sempre più schiacciato nella zona della capacità, cioè del consumo, di questa doppia forchetta. Cerco, un tempo produco e poi l'altro tempo, no, consumo compulsivamente, e paradossalmente, diciamo, divento io stesso merce di consumo, perché quello che facciamo, no, su queste piattaforme tipicamente diventa uno strumento, cioè il nostro tempo diventa merce per qualcun altro che lo vende, perché questo è quello che fanno, no, i vari Facebook e compagnia. Quindi che ci sia una spinta, cioè che questa esperienza che è così forte, così, no, così universale, che poi è una delle poche cose universali che probabilmente ricorderemo nell'arco della nostra vita, e spinga a cambiare e a ripensare anche le modalità e gli spazi, è probabile. Non penso che accadrà molto rapidamente, nel senso che c'è, mi aspetto che prima ci sia un tentativo di tornare proprio al normale, cioè, penso che sia anche psicologicamente inevitabile, cioè, è come quando, no, liberazione, torno, faccio la festa, sto insieme, ballo, mi siedo, mangio, faccio l'amore, litigo, quello che sia, no? Tra gli amici. Però, a parte che ci vorrà parecchio, e questo, diciamo, potrebbe, questo tempo potrebbe avere delle influenze notevoli sulla disponibilità mentale delle persone a farlo, perché la paura è forte, e continua a essere forte e resterà tale, anche perché noi abbiamo così massicciamente tutti quanti investito psicologicamente, non solo organizzativamente, nell'idea del vaccino, ma non sarà, non è plausibile che il vaccino di per sé riesca, sia in grado di coprire una popolazione di 9 miliardi di persone, no, in un tempo
Ma visto in queste ore anche l'Europa sostanzialmente sta dubitando di riuscire a traguardare quell'obiettivo che si era dato del 70%, se ricordo bene, dei vaccinati entro il 70% della popolazione vaccinata entro l'estate, ma No, è detto, completamente evidentemente irrealistico. quello che auspicabilmente succede è che a un certo punto tra vaccinazione, diciamo, e terapie avanzate, questa malattia o malattie consimili, no, possono essere, diciamo, ricondotte dentro una sfera, no, di gestione ordinaria. Poi Sì. voglio dire, noi le influenze le consideriamo tutte una cosa ordinaria, però comunque le influenze si portano via, no, un numero Sì. di morti ogni anno, che non è che non esiste. Luca, io vorrei invece guardare avanti adesso e parlare un po', se ti va, di programmazione e pianificazione, perché questo è, secondo me, un capitolo anche centrale del rapporto sulle culture, che dicevamo. Naturalmente è anche fondamentale, oltre che dal punto di vista teoretico, anche dal punto di vista pratico, perché naturalmente le iniziative vanno rese finanziariamente sostenibili. E il libro, appunto il rapporto, si diffonde molto anche sulla dispersione, che è un po'... insomma, siamo un po' tutti consapevoli, non soltanto a Roma, ma un po' in tutte le grandi città italiane, la proliferazione, se vogliamo, no, di soggetti ausiliari, di fondazioni, società partecipate e così via, che è stata un po' la conseguenza della legge sulle autonomie degli enti locali. Come secondo te possiamo... Possiamo appunto avere una gestione dei progetti legati alla cultura più sostenibile, e se c'è uno spazio anche per una partecipazione diretta dei cittadini alla decisione sul bilancio. Tra l'altro, Roma, sappiamo che ha inaugurato un bilancio partecipativo, quindi una forma, sì, di partecipazione sicuramente limitata, nel senso che è solo una veramente ridotta, una porzione, insomma, piccola del bilancio stesso, però potrebbe essere un Grazie. esperimento, sì, un esperimento. Cioè, in ogni caso, quanto secondo te, appunto, può essere valida la partecipazione, l'idea di chiamare i cittadini a partecipare alle decisioni su come e cosa fare con i soldi del comune? Comincio da questa, però Sì. torno indietro. Secondo me, intanto i meccanismi di partecipazione che ho visto io sono, no, non mi convincono per una ragione. Nel senso che alla fine diventano delle specie di referendum o delle conte su voglio fare quei 700 metri di strada invece che quegli altri 850. Mentre la programmazione economica finanziaria che dovrebbe derivare da una, chiamiamola pianificazione o comunque una programmazione strategica, non ha il compito di stabilire l'allocazione di una risorsa, non parte dalla stabile allocazione di risorsa a un progetto, parte da capire come la coperta nel suo insieme, no? Chiamiamolo, si vuole il salvadanaio, no? Quello che c'è dentro lo distribuisci in ragione di una strategia razionale che deve avere degli obiettivi. E peraltro sono ovviamente obiettivi che cambiano moltissimo in ragione delle intenzioni politiche, dei valori che tu adotti. Io trovo, per esempio, assolutamente illogico il modo in cui è oggi fatto il decentramento amministrativo di Roma, nel senso che hai costruito degli organismi che sono elettivi, sono municipi, come se avessero un'effettiva autonomia, ma non fossero parte della città. Non è che il primo municipio e il sesto non sono Roma, c'è lo sviluppo, anzi, diciamo, il tema è ancora più largo, cioè è che l'organismo, la
la formazione sociale che cambia è Roma o addirittura l'area metropolitana di Roma, non è il singolo, no, il singolo quartiere, poi ci sta anche il singolo quartiere. Quindi, se vogliamo, le politiche sono politiche che cercano dare un andamento, una strada, un percorso a questo organismo nel suo insieme, e a fronte di questo ragionamento qui, che poi nasce dalla conoscenza delle specificità, producono degli effetti che sono di alterazione, modifica, intervento su quartiere, il caseggiato, il municipio, quello che sia, in modo tale che siano coerenti con la strategia e ci sia anche un'omogeneità di diritti. Quando si parla del problema di periferie, non è che vuol dire problema di periferie, vuol dire che le persone che abbiano diciamo, 30 km dal centro storico, per esempio, non hanno le stesse opportunità culturali di quelli che abbiano, no, nel centro storico. E questo, se pensi che ciascuno ha uguali diritti e credi in quello che ti dice la nostra Costituzione, l'articolo 3, che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo della persona umana, vuol dire che uno dei compiti delle istituzioni è capire, intervenire affinché chi quei diritti, no, è in grado di goderli o esercitarli di meno si avvicina a quegli altri, cioè una migliore distribuzione dei diritti fondamentali di cittadinanza. Quindi da questo punto di vista la partecipazione, secondo me, per come è venuta fuori, è una partecipazione che consente alle persone di dire vabbè, io faccio questi progetti e poi metti paradossalmente in votazione o crea un elenco di priorità in base al consenso che ciascuna di queste singole cose ottiene. Mentre, se vuoi, la partecipazione dovrebbe essere uno strumento che ti consente di vedere la natura specifica dei problemi, quindi di andare a un livello di dettaglio che tipicamente il pianificatore non c'ha, perché se no non fa il pianificatore, fa un altro mestiere. E quindi è un meccanismo per far emergere, no, le realtà, i problemi, capisci come li affronti, perché c'è tanti aspetti di sussidiarietà, ci sono alcune cose che non sono programmazione economica, ma sono per esempio il conferimento in gestione di un pezzo di verde pubblico a una comunità locale che se ne prende cura, no? Quello non diventa un affare, no? Uno stanziamento di un servizio di giardino comune. E poi la costruzione di un disegno più o meno organico che deriva da un processo di partecipazione, ma non è il referendum sui singoli progetti, sono cose molto diverse, anche perché quando tu, come dire, programmi, cioè pianifichi i programmi, introduci dei parametri che tipicamente non sono a disposizione di chi, no, non perché non li arrivo a mettere, semplicemente non ce l'hai, sono aspetti tecnici, aspetti normativi, aspetti organizzativi che io cittadino che vedo il giardino sotto casa mia che non funziona non vedo, non mi interessano, è giusto anche che non mi interessino, però poi ci stanno, non è che non ci stanno, nel senso che se per fare quell'opera lì devi prendere un pezzo di una struttura e spostarla lì e svuoti, no, dall'altra parte, immagina che stai il giardino zoologico, cioè i tre animali lì, prendi tutti i custodi del giardino zoologico, li metti, che non si chiama più giardino zoologico, si chiama bioparco, ma insomma li metti da una parte perché ci sono 50 specie da proteggere, dopodiché chi gestisce, no, il bioparco, quindi ci sono aspetti di questo genere quando tu fai la programmazione, perché, no, entra. Quindi la partecipazione, che secondo me è fondamentale, ed è fondamentale anche per consentire alle persone, a ciascuno di noi, di rendersi meglio conto delle implicazioni o della complessità che strutturalmente connessa al prendere decisioni, no? Decisioni e modificare la realtà, ha certe caratteristiche. Dopodiché ci sta un bel dilemma, ed è un dilemma che Roma si è posto anche molto tempo fa. No? Roma è storicamente una città che è cresciuta senza pianificazione urbanistica, no? Ed è uno delle sue... Guarda, mai letto proprio veramente, perché volevo chiederti una cosa su questo, ma rimandiamo a dopo magari. E una delle, no, degli effetti di questa cosa qui, che in realtà è l'impostazione poi mussoliniana, cioè venire qua e mettetevi dove vi pare, più o meno ha prodotto, no, una quantità di insediamenti spezzati l'uno all'altro, abusivi, poi c'è stato, diciamo, l'abusivismo strutturale, cui
diciamo, metà degli anni 70 in poi, cercato di ridare ordine, ma con situazioni che non continuano a non venirne a capo. Quindi c'è, cioè, i nuclei abitati, diciamo, nuclei residenziali che sono totalmente privi di servizi, ma ancora le fognature che stanno, oppure che non hanno accesso all'acqua, che stanno appunto a 70 km dall'altra parte della città, perché Roma è gigantesca. Cioè, Roma sono 1.200 km² con 2.800.000 persone, vuol dire 2.100 persone per chilometro quadrato. Parigi sono 102 chilometri quadrati con 2.200.000 persone, che vuol dire 21.000 persone per chilometro quadrato, il che banalmente significa che, diciamo, un cittadino romano paga quello che, in termini di, diciamo, di costo dei servizi, quello che pagano 10 cittadini parigini, no? Questo ha delle conseguenze, no, enormi. In più, appunto, la città è cresciuta così. Ora, però, a un certo punto è entrata questa, diciamo, questo ragionamento del pianificare facendo, cioè tu cerchi di avere dei grandi criteri generali e non, diciamo, e sì, irrigidirli attraverso una serie di norme che però non sono, no, immediatamente il piano regolatore, cioè cerchi di arrivarci al piano regolatore, ma delle norme che consentono di governare i processi di trasformazione. Al punto tale, quando hai fatto il piano regolatore a Roma, e no, l'hai fatto, diciamo, nel 2000, non mi ricordo più in fischia quando, hai prodotto il piano regolatore che è basato su presupposti che non hanno più nessuna, no, nessun fondamento. Era l'ipotesi che la popolazione crescesse, no, ci fosse un certo tipo di fabbisogno, hai fatto delle operazioni di compensazioni molto pesanti per tutelare delle parti di verde, ma oggi ti trovi con 7 milioni di metri cubi di diritti edificatori che non ha nessun senso avere, ma che non puoi revocare, perché se li revochi, cioè non sai come revocare, perché se li revochi sono 7 milioni di metri cubi, significano 10 miliardi e mezzo, a essere gentili, no? Di valori che sono iscritti ai bilanci di banche e di società e che nessuno vorrebbe costruire, perché che ti costruisci altri, no? Un'altra città dentro, no? Per farci cosa? Senza poter abbattere quella vecchia, insomma. Ora, in più c'hai un fatto, e cioè che diciamo, il ritmo del cambiamento è, no, della trasformazione è accelerato enormemente. Quindi gli strumenti e soprattutto i processi decisionali che portano gli strumenti di pianificazione, no, sono pensati per dei ritmi che non hanno più nulla a che fare. In più hai condensato dentro questi processi di decisione dei livelli di dettaglio della decisione, quindi tu stabilisci delle cose molto, molto minute qualche volta, per cui per andare a modificare quella roba lì devi fare insomma, dei deliri, no? Ci sono casi e casi, no? Devi, a un certo punto ti trovi dentro la banalità di dover fare una copertura per consentire a delle persone di passare all'interno di un, come dire, di un palazzo storico, senza che questo abbia motivi commerciali e via scorrendo, ma per qualche ragione oscura quella è stata definita standard urbanistico a parcheggio, e quindi devi fare una variante urbanistica per fare quella roba lì. La variante urbanistica è un iter, no? Quindi c'è un problema, diciamo, della pianificazione del territorio, e in generale c'è un problema della pianificazione, nel senso che o la pianificazione è veramente strategica, e quindi sono indirizzi molto alti, beh, anche molto chiari, e poi la loro declinazione in, diciamo, programmi e azioni è il prodotto di un, come dire, di un processo che è sufficientemente agile per modificarsi, no? Quindi essere capace di intervenire in trasformazione della realtà, oppure nel momento in cui tu schiacci tutta, diciamo, tutta la decisione dentro il processo pianificatorio, poi imbrigli una realtà che regolarmente sfugge, e quindi quello che succede è che poi va tutto in eccezione. Questo ed è un problema visibilissimo, no? In Italia riguarda un'infinità di cose. Dove trovi il punto d'equilibrio? C'è una signora sfida. In questo, secondo me, c'è una riflessione molto interessante che faceva Vittorio Foa, non parlando di pianificazione, parlando di altro. E lui parlava, diciamo, no, fatta Italia, gli italiani, oppure l'uomo sovietico, no? C'è un determinismo in quell'impostazione che nasce dall'idea che tu dici, sei all'interno di una determinata realtà e dici,
sai che c'è, io voglio andare in questa realtà diversa, cioè descrivi la realtà diversa. Dopodiché l'inevitabile, diciamo, accade, e cioè che mentre tu vai da un punto a un altro, cambia. Cioè, non solo cambia la tua prospettiva, cambiano le condizioni, quindi il punto altro, cioè diciamo, sol dell'avvenire, sempre per in termini novecenteschi, non è più est, no? Finisce in un'altra parte, non è fatto in quel modo, non è lo Stato che controlla tutto, non è il mercato che controlla tutto. Cioè. Quindi e per questo io poi cerco sempre di trovare una connessione tra la singola azione e diciamo, i principi costituzionali, no? Generali, perché credo che i valori sono molto più stabili. Cioè, ti forniscono, diciamo, una prospettiva che ha un'implicazione che ora dico, ma è una prospettiva e tu puoi leggere le singole azioni che compi, o i singoli fatti, i progetti, anche le pianificazioni in relazione a quei principi lì. E questo, diciamo, sposta un po' il confine della legge. La legge ha una funzione ovviamente diversa da quella che noi tendiamo a attribuire. Okay. Ma in questo modo tu sei in grado di agire cercando di creare una qualche forma di accountability tra le azioni che fai e i principi a cui queste azioni debbono corrispondere. Quando tagli questa connessione, poi è il meccanismo regolamentare che guida. Cioè, uno dei problemi tipici, faccio un caso, noi abbiamo un articolo 42 della Costituzione che stabilisce, diciamo, tra virgolette, dei limiti alla proprietà privata in ragione della sua funzione sociale, dopodiché non c'è una giurisprudenza che ti Quello è consente. l'articolo più disatteso della Costituzione. Ma è una roba, se guardi al governo del territorio, è un problema, rispetto a cosa dicevo prima, è un problema gigantesco, no? È enorme, che c'hai tutto il problema da casa. Ora, qual è però, diciamo, l'elemento culturale fondamentale, secondo me, che richiama, torna un po' all'informatica, o a un certo presupposto. Cioè, questo ragionamento che provo a fare sul rapporto che c'è tra i valori diciamo, e i comportamenti, si è prestato molto spesso nel corso del tempo a una interpretazione che lo nega strutturalmente. Cioè, io, diciamo, sono per la giustizia, sono per la pace, sono per la non violenza, sono per l'autodeterminazione, eccetera, eccetera. Sarajevo è assediata. Siccome io sono per la pace, non voglio che intervenga la NATO. E lì si crea un casino, perché dice, vabbè, io vero sono per la pace, sono anche per la non violenza, ma sono anche per il fatto per il diritto alla vita delle persone, c'è cioè qualcuno che sta massacrando, cioè che volevo che gli americani entrassero in guerra contro Hitler perché sono per la pace? No, per fortuna sono entrati in guerra, altrimenti. Ora, l'argomentazione in quel caso è, dice, sì, ma tu non devi entrare perché devi usare altri strumenti, devi usare gli strumenti della diplomazia, no, delle, diciamo, delle sanzioni, cioè avere una capacità di prevenire, diciamo, la violenza. Però non ce l'hai avuta. Nel momento in cui la realtà ti si pone così, e ti si pone così costantemente, adesso questo è un caso enorme, ma ce ne sono 500. Se tu ti metti nella posizione di estrarre diciamo, un valore da un sistema di valori, cioè non vedi le relazioni che c'è tra diciamo, essere per la giustizia, per l'autodeterminazione, per la vita, per la pace, no, via discorrendo, per la sostenibilità ambientale, se non li guardi come un sistema no, correlato, la decisione, la posizione che prendi non è più sui valori, è una testimonianza di un singolo valore. Nella gran parte dei casi. E a quel punto il ragionamento che faccio io cade, non regge più. A quel punto è meglio la pianificazione, perché la pianificazione, diciamo, rigida ti costringe, diciamo, almeno a rendere espliciti tutti quanti. Però è un tema complicatissimo, perché chiudo, scusa, ma è un No, tema no, anzi. che mi affascina da morire. Io considero la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani probabilmente uno, diciamo, certamente uno degli esercizi più avanzati
diciamo, della laicità influenzata, cioè influenzata da una cultura ovviamente cristiana, perché c'erano dentro, però di stabilire, cioè di definire il perimetro in cui si realizza la dignità della persona, no? Dice, guarda, ciascuno nasce, no? Con gli stessi diritti, poi dopodiché la società, i rapporti di potere, i rapporti economici, diciamo, i divide, come li chiamiamo, no, cancella questo. Ora però dentro, all'interno delle azioni del settimo anno, c'è, no, il diritto, adesso chiameremo il diritto alla privacy, ma c'è il diritto alla privacy, c'è il diritto, no, di esercitare liberamente il proprio culto, c'è il diritto alla proprietà privata, però c'è il diritto alla casa, cioè, no, questa roba qui, no, come la tieni insieme? Perché la sfida, no, la sfida costante, no, è, a parte che alcuni probabilmente li devi ricalibrare, no, perché sono tutte queste cose sono il prodotto, diciamo, di fasi storiche e di rapporti, no, cioè di rapporti di forza, no, di mediazioni, la storia umana, no, una legge, una costituzione meglio, ma una legge è sempre il prodotto di un rapporto di potere che si esercita all'interno di un'assemblea che è eletta, e quindi se è eletta in un modo la legge viene in un modo, se è eletta in un altro, no. Da lì la legalità, però certe volte la legalità è a sua volta in contrasto con, no, con altro, per questo ti rivolge la Corte Costituzionale quando dici che, però, quindi è una sfida enorme, cioè capire costantemente, no, mettersi di fronte alla, diciamo, la massima complessità possibile ogni volta, sapendo che comunque sbagli, però è come il mestiere dei genitori, tanto sbagli sicuro, cercare di farlo in modo più onesto, più intellettualmente onesto possibile, e rendendo espliciti e trasparenti i criteri che ti portano, no, a formare quella decisione, perché quella decisione è fatta così. In questo, piccolissima parentesi, possono avere un ruolo anche, appunto, come dicevamo prima, anche i dati aperti, no? Perché comunque sono anche uno strumento di trasparenza e di coinvolgimento, se vogliamo, dei cittadini, appunto, nel processo decisionale, quantomeno nella, diciamo così, verifica del processo decisionale. È la delibera per come è scritta adesso, no? Tu la puoi anche essere che non ti do, sì, il PDF, ti do un formato modificabile, ma solamente capire perché là dentro ci sono 57 citazioni di quella norma, di quell'altra, di quella sotto, e vi scorrendo. Sì. Quelli ci stanno perché se non lo scrivi così entra, diciamo, allora c'è quello lì che lo impugna perché c'è quell'altro del 1903 e poi quello del 57 che però è in contrasto con quello del 1903, non, cioè, c'è un problema di conoscenza di base e soprattutto di superamento di questo meccanismo costante di riferimento a riferimento. Poi è un problema di cristallizzazione della nostra società, noi abbiamo strati di decisioni, a un certo punto stai lì e sei fermo perché non sai più come muoverti. Luca, se hai ancora qualche paio di minuti te li ruberei, a parte il fatto che mentre parlavamo, non so se hai visto, ma Mattarella ha dato l'incarico, ha convocato Draghi, quindi no. Non so se la notizia è buona o cattiva. Vabbè. No, io non considero notizia buona perché... No, insomma, non perché non rispetti la forza della persona, ma perché, diciamo, perché è l'indice di un accadimento che penso sia buono per il paese e per la politica del paese. Però Renzi ci ha fatto tanti regali. Ci sono pochissimi che meritano di essere ricordati positivamente, anzi forse solo Mattarella. Senti, ma se dovessi dare un'indicazione alla prossima giunta, quella appunto si inserirà, speriamo. Prova, vai, non so che dimmi che cosa vuoi sapere. Non so, no, una così, un consiglio, un suggerimento, quale potrebbe essere il tuo testimone, no, da. Poi se l'hanno per scontato, perché non hai detto che non ci sia anche tu, no? Però in ogni caso, che tu ci sia o meno, quale potrebbe essere il tuo legato, il tuo testimone per la giunta? Lo dico alla corrente, alla futura della futura, e cioè intanto di alzare la testa. Cioè,
di leggere, cioè, leggere il tempo, leggere la storia, leggere la funzione che la città c'ha o può avere nel mondo. Non puoi stare schiacciato sistematicamente solo sul singolo fatto, il che non significa non occuparsi del singolo fatto, il che non significa che non ti occupi del fatto che ci sono le buche o che, no, l'AMA non funziona, perché sono i problemi di funzionamento della città. Ma la città non è semplicemente il sistema di servizi, diciamo, al suo funzionamento. E se non esci da questa dimensione in cui chi amministra e la discussione pubblica è totalmente e integralmente schiacciata sul singolo fatto, non c'è santo che tenga, non ricostruisci, non costruisci un percorso credibile per il futuro, no, di questa e di qualunque altra città. Questa in particolare, questa è la nostra, questa dico questa perché io sto a Roma, qualcuno non ci vede, sta da un'altra parte. Roma è, allora, Roma ha un valore, diciamo, simbolico, straordinario. Noi abbiamo fatto una cosa di cui si parla poco, perché alla fine, appunto, non si parla di cose, no, si parla di tante e alcune grossolane fesserie, ma di alcune altre cose non si parla. E l'Organizzazione Mondiale dei Comuni, che associa 250.000 comuni nel mondo, quindi è l'ONU dei comuni, ok? Quelle sono le nazioni, i suoi comuni. E dunque, che è organizzata per regioni, quindi c'ha la sub Europa, la sub Asia, Medio Oriente, e poi all'interno i paesi, eccetera, eccetera. L'Assemblea Generale ha deciso che un affare, una carta di principi, che cerca di chiarire qual è la connessione, che non è emersa fino adesso, ma molto chiara, tra l'esercizio di diritti diciamo umani, nel caso quello culturale, e la sostenibilità. Chiarisce qual è la connessione e dichiara che i comuni hanno il compito di rimuovere gli ostacoli per cui queste cose si realizzino, dice molto chiaramente. Ha approvato come documento proprio, strategico, questa cosa qui, che si chiama Carta di Roma. E non l'abbiamo chiamata noi Carta di Roma, perché, diciamo, io l'ho promossa. Ci abbiamo lavorato con 45 città per scriverla, con altrettante reti internazionali, con centinaia di persone solo per scriverla. Poi l'abbiamo discussa con 1.300 persone, poi è andata al bureau, poi è andata all'Assemblea Generale. Non sapendo come chiamarla, perché, che la chiami, Dichiarazione Universale, alla fine l'Organizzazione Mondiale l'ha chiamata Carta di Roma. E non c'è stata una città che si è alzata dicendo no, ma questa la chiamiamo di Parigi. Ora, è chiaro che non ci mangi con la Carta di Roma, ma con la funzione internazionale che questa città ha, anche in ragione dell'essere un centro religioso mondiale, in modo particolare ispirato a certi orrori, se non capisci questa cosa qui e quindi non cerchi di elevare lo sguardo a livello del mondo, cioè parlare come parlano le grandi città del mondo. Parigi, se deve fare una cosa, come dire, fa una cosa sapendo che parla al mondo. Poi naturalmente c'è i problemi dei banlieue, pure Parigi c'è sfior di problemi, no? Non è che non ce l'ha. Nel dibattito, no? nel dibattito, nell'attenzione, via scorrendo, diciamo, romana, questa cosa è un po' un problema italiano, cioè quello di non guardare poco al mondo, di essere, ma non c'è, ed è una roba, è come stare, diciamo, stai in Formula 1 con la Mercedes, la Ferrari, e la guidi come se fosse un ciao. Questo è una roba, diciamo, è imperdonabile da un certo punto di vista, lo dico a me stesso, nel senso che c'ho pure io responsabilità di questo. No, questa è la prima cosa, proprio. E questo deve venire fuori subito, non è che può venire fuori quando... È un pezzo di impostazione, perché, diciamo, ne discende una serie, diciamo, anche scelte organizzative di come funziona la giunta, come funzionano certe competenze all'interno, che interlocuzioni
Roma è andata al C20, no? Hai fatto la strategia di resilienza, ci ha lavorato Montori, ci ha lavorato Marzano, ci ha lavorato io, abbiamo lavorato tutti a questa roba qui. Poi quella roba muore e finisce in un... No, non può essere così. Cioè, non, in più c'è un fatto che noi romani non apprezziamo a sufficienza, è che per una serie di ragioni... Diciamo, per una serie di ragioni varie, Roma è una delle poche metropoli, perché è una metropoli, come dimensioni fisiche e anche come tipo di dinamiche, però non ha, diciamo, il peso demografico delle grandi aree del mondo. E anche ragione di essere sviluppata sul nucleo storico, e del fatto che banalmente la presenza, diciamo, la presenza del centro religioso ha fatto sì che la città non si sviluppasse in verticale, ma si è sviluppata in orizzontale, cioè c'è certe ragioni. È paradossalmente una città che si presta più di altre diciamo, ad adottare dei criteri fondamentali per la sostenibilità. Perché ci sono, diciamo, se tu immagini la città, provi a capire com'è fra 20 anni, 25 anni, e questo è l'altro elemento, è il tempo. Cioè, guardare, diciamo, un po' lunghi, no? Non solo a domani mattina. Come può essere Roma, adottando il principio della 15 minus city, la città che vuol dire che le funzioni fondamentali attraverso cui si esercitano i diritti e le funzioni sociali delle persone sono a distanza di 15-20 minuti a piedi o con mobilità leggera dal punto in cui le persone abitano, perché questo paradossalmente per una serie di ragioni Roma ha un potenziale maggiore di altre città. Per fare, no, per camminare in questa direzione, il che significa leggere Roma, diciamo, in funzione del suo potenziale reale, che è quello che dicevo all'inizio, cioè di essere un centro di produzione, un centro mondiale di produzione di cultura e di conoscenza. Okay? Quindi i rapporti con l'università, come cambiano, come si aprono, come vengono gli studenti che non possono andare in affitto, no, una parte se non pagano 700 euro al mese, da dove li fai venire? Come sono le, no? Come faciliti un meticciato anche dal punto di vista diciamo, della docenza, dei progetti, cioè, c'è un'infinità di cose, no? Di cui discutere con questo in una prospettiva mondiale e con un tempo, diciamo, con un tempo lungo e con un'idea, no? Di città che metti in gioco. Dopodiché devi intervenire perché le strutture, i servizi funzionino a un livello di decenza minimo, no? E qui c'hai problemi molto grossi sul funzionamento delle partecipazioni comunali. Su alcuni ci abbiamo messo qualche pezzo, su altri molto di meno. Su alcune cose che abbiamo fatto sono completamente d'accordo, su altre sono, diciamo, largamente in disaccordo, in particolare alcune che vedo arrivare. Diciamo, poi c'è tutto il tema cultura, ma quello ne abbiamo parlato. Spero che si legga, chiunque sia, non apprezzi il lavoro che è raccontato in questo, abbiamo chiamato Libro Bianco un po' pomposamente tra di noi, ma insomma è un report dei 4 anni che si chiama appunto Cultura e Città, l'esperienza di Roma dal 2016 al 2020 e che è disponibile in PDF al sito Roma Culture. Sono 200 pagine di racconto, però scritte in modo semplice, uno ne può leggere a pezzetti quello che gli interessa. Se vuoi possiamo inserire il link anche nella Magari. descrizione poi in calce Magari. all'intervista. Bene, Luca, grazie mille di essere stato con noi stasera, Luca Berio. Mi scuso, diciamo, delle... Però... Ma che, guarda, sei stato veramente di ispirazione, voi. Sì. In bocca al lupo a tutti voi col In nuovo bocca al lupo a governo. tutti, no? A seconda delle credenze, vivi il lupo o crepi il lupo, uno preferisce per il momento e a presto. A presto Luca, grazie ancora. Salutami di Bruxelles, poi, che Già l'ho fatto. siamo affezionati. A presto, ciao. Grazie.